Ciao! In questo video voglio farvi vedere l'ultimo pacco ricevuto dal Giappone. Ho visto che l'ultimo video, anzi gli ultimi due video che ho fatto sugli acquisti giapponesi sono stati apprezzati, avete commentato, votato e comunque penso che il video vi sia piaciuto e vi abbia interessato. Quindi ho pensato di farvi vedere anche questo che è l'ultimo arrivato, mi è arrivato stamattina. Partiamo subito perché non voglio rischiare di fare come nell'altro video nel quale ho sfiorato i 9 minuti di chiacchiere senza neanche accorgermene. Quindi, cominciamo. Allora, anche in questo pacco, come nel precedente, sono protagonisti i Fuafua, che sono sempre immancabili nei miei acquisti dal Giappone. Allora, questa volta sono meno rispetto all'altro pacco, ho soltanto due valigette boulangerie, quindi per fare il pane, e questa sono tutte e due uguali, quindi non sto neanche a farvele vedere entrambe. Eccole qui, e sono appunto delle valigette per fare pane, brioche, panini e quant'altro. E l'altra è identica. Eccola qui. Scusate la luce, ma siamo in notturna. E poi abbiamo il Line Barrel, di cui vi parlerà diffusamente Griffiths nelle sue video recensioni, che troverete prossimamente su questi schermi. Quindi il Line Barrels. Eccolo qui, non so se vedete, sono ancora in celofanati, ma non sto neanche a tirarli fuori perché appunto poi ci sarà la video recensione, quindi avrete modo di vederlo bene live. Ma il pezzo forte di questo pacco, attenzione, è questo. Allora, adesso questo ve lo devo far vedere per bene perché è favoloso. Allora, un attimo, perché non voglio romperlo. Cioè, è arrivato sano e salvo dal Giappone e adesso lo rompo io. Cioè, sarebbe il colmo, veramente. Allora, io l'ho già aperto, quindi adesso è un po' tutto sbrindellato. Però, guardate, un manekineko stupendo! Cioè, vi rendete conto? Aspettate che un attimo, che ve lo tiro fuori perché lo dovete vedere bene. Allora, questo manekineko è bellissimo. È un salvadanaio in ceramica ed è favoloso. Cioè, non è bello. Adesso vi faccio tutta la panoramica. È anche abbastanza grande. Questo manichineco. Aspettate che cerco di. No, così è peggio. Sì, la luce fa un po' arrabbiare stasera. Allora, questo manichineco l'ha trovato la mia amica su Amazon. E cioè, secondo me era il più bello che c'era. Innanzitutto perché è bianco, io adoro i gatti bianchi. E poi ha la faccia simpatica. E poi, vabbè, ovviamente ha la zampa destra alzata, che penso che significhi che porta soldi. E infatti è un salvadanaio. Bellissimo, sono troppo contenta. Ok, basta. Allora, questo lo mettiamo da parte. Poi, allora, in cui ci sono le cose che mi ha mandato la mia amica. Allora, la prima cosa, aspettate, sono queste
questi campioncini di crema della Funkle. La Funkle è una ditta giapponese che io non conoscevo, però la mia amica mi ha detto che lei è famosissima e che è quasi famosa quanto Shiseido. E addirittura mi ha detto che, cioè, i turisti, soprattutto dalla Cina o comunque zone limitrofe, vengono in Giappone per comprare i cosmetici della Funkle. Quindi devono essere davvero buoni. Poi comunque, considerando che il Giappone è un paese molto all'avanguardia per i cosmetici, sono molto curiosa di provarle. Comunque anche queste vi farò sapere. Poi, altra cosa che c'era in questa busta e che mi ha molto sorpresa è questa tovaglietta. Aspettate, perché con una mano sola è un po' difficile. Questa tovaglietta che ha una fantasia stupenda, guardate, molto, molto giapponese. Penso che sia uno shibori, quindi una tovaglietta che si usa quando si pranza fuori, pranzo al sacco col bento, o shibori, che sono appunto queste tovagliette. Però vi farò sapere, perché potrebbe anche essere una tovaglietta per la colazione, anche se la trovo un po' piccola. Comunque chiederò alla mia amica e poi vi farò sapere. A dire il vero, gli Oshibori sono ancora più piccoli di solito di questa tovaglietta qua. Però sì, sinceramente non so. vi aggiorno, metto una bollicina oppure faccio un mini video di 2 secondi per spiegarvi. E niente, quindi questo era tutto, mi sembra, sì. Quindi in questo pacco c'erano la tovaglietta o shibori o quello che è, il manekinekino stupendo, favoloso, le creme della Funkle, penso che si legga Funkle, anche quello non sono affatto sicura, comunque io lo leggo così come è scritto, Funkle. Poi c'era il Line Barrels, e questo sì, poi arriva la video recensione, e i 2 fuafua che vi ho fatto vedere prima, boulangerie. E niente, questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!